poco di questa mobilitazione su una piattaforma unitaria CGIL, CISL e UIL, perché condividiamo molte di queste rivendicazioni, di queste battaglie, soprattutto a pochi giorni da un'approvazione di un decreto che è una provocazione. Approvare il 1° maggio, giorno di festa e di lotta per lavoratrici e lavoratori, un decreto che dietro a un taglio del cuneo che è largamente insufficiente e temporaneo, non strutturale, approvare lì dentro, nascondere lì dentro delle norme che aumentano la precarietà, perché dicono che i contratti a termine e le loro causali possono essere stabilite addirittura nel confronto tra le parti, come se quelle parti avessero lo stesso potere quando si siedono a quel tavolo. Non ce l'hanno lo stesso potere, perché c'è una parte che è in grado di dare lavoro e ce n'è un'altra che ha bisogno del lavoro per mangiare. Allora, fare questa scelta vuol dire rendere lavoratrici e lavoratori molto più ricattabili.